Sfida salvezza al Nicchi Palloni tra Real Forte Querceta e Prato, entrambe imbattute in questo 2019. I nerazzurri vengono da due vittorie consecutive e da 7 punti nelle ultime 3 in casa. Mister Brachi cambia un solo giocatore, dentro Amico per Gianotti, e si schiera con il solito 4-3-1-2, con Di Leo dietro a Falchini e Vignali. Terza panchina consecutiva per Canalini. Il Prato ha totalizzato 11 punti nelle ultime 5, anche se non hanno ancora vinto fuori casa. De Pretillo cambia 3 elementi, fuori gli infortunati Tomi e De Maglia. E quasi dentro, a rientro la squalifica Bassano, Marini e Fontanelli al debutto con i gialloblu. Arbitra il signor Caldera di Como. Forte parte subito propositivo, ma non riesce a trovare spazi nella difesa ospite. Infatti il primo tiro è per il Prato, con Moreo che, servito da Fontana, non riesce a trovare la porta. Al 29esimo la sblocca il Forte con il gran palla di Biacini, che trova Falchini solo in area, che di testa non lascia scampo a Fontanelli. 7° gol nelle ultime 7 per il livornese. Al 35esimo Sciamanè ruba palla a Visibelli e il suo cross trova Moreo, che si coordina male e manda alto. Sul finire del primo tempo, vicino al raddoppio il Forte, Biacini lancia in profondità Vignali, bravo a difendere palla a servire Di Leo, il cui tiro trova l'ottima risposta del portiere ex Givi Borgo. Al 44esimo, costretto ad alzare bandiera bianca Fofanà, al suo posto entra Quassi. Con il commento di Alessandro Ferrari e le riprese di Carlo Catelani e il montaggio di Antonio Del Chiaro, si passa al secondo tempo. Prato esce meglio dagli spogliatoi e trova il gol al 12esimo con Quassi, servito da Piroli, Fredda Puccini con un destro all'angolino. Terzo gol in campionato per il 2000 ivoriano. Il Forte prova a reagire, Brachi inserisce Canalini per Di Leo ed un minuto dopo torna in vantaggio con un grandissimo gol di Capitan Biacini, che raccoglie palla dalla respinta sul tiro di Bertoni e lascia partire un vero e proprio missile terra-aria che picca sul palo e finisce in rete. Primo gol in campionato. Al 26esimo va vicino al pareggio il Prato con il colpo di testa del bomber Moreo, che termina al lato di poco. Il 32esimo ci prova Amico, che non colpisce perfettamente, ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa. Il 46esimo ghiotta occasione per gli ospiti con Quassi, ma è bravo Puccini a sventare la minaccia. Un minuto dopo, duro intervento di Fontanelli, che in uscita travolge Canalini, ma il signor Caldera lo grazia ammonendolo. Finisce così 3-1 per il Real Forte, terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che superano il Prato ed escono dalla zona play-out.